Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, per questa seconda ora del Canto del Cigno che ci vede finalmente in compagnia di Paola Iezzi. Paola, buongiorno. Eccoci, ciao Marco. Ciao Paola, ciao, come stai? Tutto benissimo, grazie, a parte il caldo micidiale che c'è a Milano, ma ok. Guarda, io ho tipo dei ventilatori puntati addosso che manco Beyoncé nei concerti, capito? Cioè, adoro. occhio alla cervicale e colpi alla botta della strega. Guarda, hai ragione, è vero, no, devo stare attento a questo, però sì, si combatte come si può questo caldo, ci sta, sì, ci sta. Sì, è vero, è vero. Quindi benissimo. Mi hai detto che sei a Milano, perché la mia domanda di rito solitamente è: dove sei e che cosa vedi intorno a te? Tu sei a Milano? Io sono a Milano, felicemente tappata dentro casa mia con l'aria condizionata a palla, che aspettavo la vostra telefonata. Mi piace questa cosa, mi piace moltissimo. Anch'io sfido cervicali e botte della strega, piuttosto che partire sto calore. Meraviglioso, tutto meraviglioso. Allora, lasciamo da parte questi problemi di salute, dai, lasciamoli da parte. Da anziani, diciamo. Da anziani, esatto. Non volevo dirlo, l'ho lasciato dire a te, va bene, sì, perché sennò poi mi sento anziano. C'è una certa oramai, c'è l'età del dattero. Ma smettila, che sei informissima e lo vediamo tutti i giorni su Instagram e non solo. Grazie, si fa quel che si può. Allora, parliamo subito del tuo nuovo singolo e poi chiacchiereremo insomma di tante altre cose, anche perché oggi sembra un po' il destino, ma la casualità ci ha fatti incontrare oggi qua al Canto del Cigno, proprio in una data in cui ci sono tante cose, tante ricorrenze di cui parlare. Stiamo parlando già di Michael Jackson, 10 anni fa ci ha lasciati, ma non so se tu sai che proprio oggi nella tua carriera sono successe un po' di cose, e se non lo sai più tardi te lo racconto. E quindi... Ah, non so niente, sentite di me. Posso ricordare anche la compianta Farrah Fawcett, che è scomparsa praticamente lo stesso giorno di Michael, ma la notizia di Michael è stata talmente tanto più potente che si è mangiata quella della dipartita di una degli angeli di Charlie, quindi ricordiamo anche Farrah Fawcett. Assolutamente, hai fatto bene a ricordarla. Allora, il tuo nuovo singolo è uscito da pochissimo su tutti i digital stores, intitola Gli occhi del perdono. Io l'ho ascoltata e intanto, vabbè, complimenti, è un bellissimo brano davvero, ma credo che tu stia facendo davvero un gran lavoro da solista. Grazie. E io ci vedo intanto una grande volontà a combattere, a proteggersi un po' dall'invidia, dalla cattiveria e dalla morbosità delle persone. È così oppure mi sbaglio? Sì, non tanto l'invidia e la cattiveria quanto proprio del gossip e del pettegolezzo. Non sempre nel gossip c'è un intento preciso di rovinare l'altro o l'invidia o della cattiveria, c'è semplicemente il gusto di farsi gli affari degli altri, no? Mm-hmm. Cioè di spettegolare, di impiegare quelle 2 ore dove evidentemente non si ha niente altro da fare se non di... chiacchierare delle vite altrui. Quindi se si fornisce a queste persone meno materiale, secondo me è anche meglio, no? Poi a volte c'è questa assurda tendenza, soprattutto nel mondo di oggi, di mettere diciamo alla mercé di tutto il mondo, soprattutto sui social, i propri sentimenti, le proprie parti più fragili, le proprie piccole debolezze, eccetera. Ecco, questa cosa magari a volte non è il caso di farla, perché il mondo poi esterno non è così buono come uno pensa che sia, no? A volte il mondo può essere anche molto difficile, molto crudele, quindi è anche un invito proprio a rientrare su una via che dia onore e dia rispetto a se stessi, evitando di far chiacchierare troppo la gente. Anche perché poi il pettegolezzo, no, viene visto spesso come una leggerezza, ma in realtà può diventare anche molto pericoloso, no? No, il pettegolezzo può anche uccidere le persone, quindi è veramente qualcosa dal quale schermarsi, ecco. Sono molto convinta di questo, e soprattutto, ripeto, in tempi in cui la cattiveria, come dicevi prima, è dilagante, il senso del pudore è andato a farsi benedire, secondo me c'è necessità di recuperare un pochino di umanità in generale, nei confronti di se stessi è una questione di rispetto, e nei confronti altrui bisogna imparare a mettere a posto le persone, mettendo delle barriere, perché non è detto che questa fiducia
così sperticata nei confronti dell'esterno sia così positiva, no? Cioè, ripeto, ci sono delle cose che sulle quali non so fare outing, perché non è giusto essere omertosi su alcuni argomenti, però su altri che bisogna tenere protetti, io credo che sia arrivato il momento di fermare questa idea che si debba dire tutto di sé. Non è così. Facciamo una cosa. Ci vuole una certa dignità anche nel mantenere le proprie cose per sé. Noi ascoltiamo il brano adesso, poi torniamo a parlarne meglio, anche perché ho pronta per te una domanda un po' marzulliana, eh? Sei pronta? Ai. Va bene, sono pronta. Bene, poi bene. Ti dirò anche, ti racconterò anche un piccolo episodio che riguarda Marzullo, se ti interessa. Ah, assolutamente, guarda, non vedevo l'ora di sapere questa cosa su Marzullo. No, non vedo l'ora seriamente invece di ascoltare Gli occhi del perdono. Questo è il nuovo singolo di Paola Iezzi. Gli occhi del perdono, Paola Iezzi, il nuovo singolo disponibile su tutti i digital store. Allora, cara Paola, è arrivato il momento della domanda marzulliana, sei pronta? Vai, sì, allora, sono pronta, vai. Paola, è più difficile perdonare o perdonarsi? Allora, secondo me, no, non è così difficile questa domanda. No, infatti, dai, no. No, nel senso che secondo me è molto difficile, è molto facile perdonare quando ti sei già perdonato, cioè... Se riesci a perdonarti, che è la cosa più complicata secondo me, riesci davvero a perdonare anche gli altri, nel senso che il perdono verso se stessi è la cosa più complicata. A volte sembra che sia molto difficile perdonare gli altri, ma secondo me si è molto caustici verso gli altri quando lo si è verso se stessi. Cioè, le persone più severe con noi stessi siamo noi, credo. Sì. Cioè, ci sono poche persone che si fanno gli sconti da sole. Io per esempio mi danno l'anima e faccio molta fatica a perdonare a me stessa gli errori, quindi una volta che poi ho perdonato me stessa, perdonare gli altri è molto più semplice. Sì, quando sei in pace con te stesso fondamentalmente, lo sai anche un po' di più con gli altri, no? Alla fine vero, è così. Ascolta, ma questo aneddoto marzulliano che volevi regalarmi dov'è? No, ma niente, la faccio breve. In pratica sì. Io ero su Freccia Rossa per andare a Roma. Sì. No, scusami, da Roma stavo tornando a Milano. Sì. Ero su Italo. Praticamente sì. Italo ha dei bagni che se tu non schiacci la chiusura tu automaticamente, il bagno resta aperto. Ok. Tutto molto bello. Io sono andata in bagno, cioè ho fatto per andare in bagno, ho tirato sì. La porta come spesso si fa, ma la persona che era dentro non aveva chiuso perché aveva schiacciato il bottone. Ah. E indovinate chi era? Ma chi era? Un certo Gigi? Esatto. Praticamente lui si è girato e sì. Io ho visto la faccia di Marzullo. Che bello. E quindi sono un attimo inquietata e sono scappata via. Ma vi conoscevate oppure non vi siete neanche riconosciuti? Ma no, è stato talmente rapido. Ah. Io credo di... No, l'ho visto, ma quando avevo tipo 23 anni, tantissimi anni fa, quindi non so, è stato un incontro veramente, poi sai, così, l'ho un po' sconcertato perché io gli ho spalancato la porta del bagno mentre lui stava facendo... certo, in più era anche Marzullo, ecco. Pensa... Era impegnato nella sua menzione, per cui praticamente l'ho un attimo sconvolto. Poi pensa che è successo tutto, anche a Gianni Morandi, è successo anche a Gianni Morandi, ma in più lui è andato un pochino peggio, perché la fan che l'ha scoperto in bagno, ha aperto la porta e ha trovato Gianni Morandi, gli ha fatto pure una foto mentre lui faceva i suoi bisogni. No, sì, non è una fake news, è successo veramente. Madonna, sì, sì, Gianni ne ha anche parlato, sì, capitano anche queste cose. Vabbè. Non lo sapevo. Vabbè, tu almeno non hai fatto la foto a Marzullo, insomma. No, per carità. No. Va bene, torniamo a parlare degli occhi del perdono, anche perché questo brano è stato scritto e prodotto da te ovviamente, ma insieme anche sì. A Andro dei Negramaro, cioè com'è che nasce esatto. Questo incontro, com'è successo? Ah, guarda, è nato, vabbè, io e Andro ci siamo conosciuti in, diciamo, happening milanesi, party, eccetera, quindi ci conoscevamo già. Mi hanno fatto sentire questo pezzo, io me ne sono innamorata, e sia lui che Emiliano Pepe, che è l'altro coautore insieme a me e ad Andro del brano, ho deciso di lavorarci ed è andata così, molto semplicemente. Devo dire che il tutto è iniziato almeno 4 anni fa,
per cui ho tenuto nel cassetto questo pezzo che non riuscivo, al quale non riuscivo a dare una forma definitiva, e poi alla fine quest'anno ho deciso di mettermici di impegno, di buzzo buono, e ho trovato una giusta via, e alla fine ho chiesto ad Andro se aveva voglia di produrlo lui. Mm-hmm. Visto che mi aveva fatto sentire delle cose molto interessanti che sta producendo per un'altra band canadese, e gli ho detto: guarda, ti va di produrlo tu il pezzo, eccetera. Lui ha fatto questo tentativo, che è andato subito, cioè appena l'ho sentito mi è piaciuto immediatamente, ho detto bene, adesso usciamo col pezzo, e quindi è andata così. E non sei uscita solo col brano, ma anche con un EP che tra l'altro contiene vari remix proprio degli Occhi del Perdono, e anche una versione in spagnolo che io ho ascoltato, e sanno talmente bene le parole in spagnolo su questa base che sembra quasi nata prima la versione in spagnolo di quella in italiano. Ma me lo dicono in tanti, questo è anche merito di una persona che si chiama David Loranca, che nasce come un fan fondamentalmente spagnolo. Mm-hmm. Che spesso mi aiuta in tutti gli adattamenti miei delle canzoni mie che faccio in spagnolo, anzi lo saluto, colgo l'occasione per ringraziarlo, perché secondo me soprattutto su questo brano ha fatto un lavoro di adattamento del testo molto interessante e molto fedele all'originale. Come hai detto te, sembra quasi che sia nata prima in spagnolo che in italiano, quindi saluto e ringrazio David. Ciao, hola David! A proposito di fan, io voglio tranquillizzare tutti, stanno arrivando delle domande e gliele facciamo, non vi preoccupate, più tardi gliele facciamo, per cui non mi sto dimenticando di voi assolutamente. Dunque, Gli Occhi del Perdono è un nuovo tassello discografico proprio a livello solista. Da qualche tempo ormai, da parecchi anni, sei un artista effettivamente al 100% indipendente, quindi sei lontana da quelle che sono le major discografiche. Essere un artista indipendente immagino comporti sicuramente dei rischi, ma anche tantissima libertà, no? Cos'è che hai imparato in questi anni da indipendente rispetto a prima, quando non la eri sotto, diciamo, il tetto più sicuro di una major? Ma non so dirti, è una cosa che dovrei sperimentare rientrando a lavorare con una major. Oggi so tutto, cioè so fare tutto in modo totalmente autonomo. Devo dire che anche negli anni vissuti in Sony con mia sorella non siamo mai state due che si facevano fare tutto dalla casa discografica, siamo sempre entrate molto nel merito della produzione, della scelta del fotografo, dell'immagine, non abbiamo mai avuto qualcuno che pensasse per noi il nostro progetto, abbiamo sempre scritto la nostra musica, sia il testo che le parole. Siamo sempre andati in studio con un'idea molto chiara della produzione, abbiamo prodotto in autonomia i nostri dischi dall'anno 2000, quindi dall'anno 2000 abbiamo noi preso in mano la direzione della produzione artistica e la scelta del produttore e come fare i pezzi, che direzione, per cui devo dire che io mi sento un artista indipendente più o meno dal 99. Beh, anche... quando abbiamo iniziato a prendere in mano noi la direzione del nostro, di più la direzione artistica del nostro progetto, quindi in realtà sono un sacco di anni che sono indipendente, adesso ovviamente totalmente perché anche discograficamente, però diciamo che sono anche tempi in cui l'indipendenza è anche molto più popolare, tra virgolette. Beh, no? Sì, sicuramente, anche rischiando molto devo dire voi in passato, perché ricordo, per dire, quando eravate ancora con Sony Music, ricordo il video di Kama Sutra, per dire, una scelta molto audace, molto forte per l'epoca, che vi ha creato poi tutta una serie anche di vicissitudini varie, però sì, voglio pensavo l'altro giorno. Ci pensavo l'altro giorno che erano altri tempi, quindi oggi sarebbe stato tutto molto più semplice con i social eccetera, allora abbiamo avuto parecchie difficoltà tra Moige, censure varie, ricordo che anche MTV ci censurò il video, che è cosa assurda perché poi MTV era la TV dei giovani, quella che doveva essere avanti, quella che doveva spingere, diciamo, e invece rimase sul tavolo di MTV per una settimana, tra, diciamo, nel limbo se essere censurato o no, alla fine decisero di censurarlo e non lo passarono. Però io mi ricordo che appena arrivò a YouTube, quindi qualche anno dopo, il video finì proprio su YouTube, ricordo che i propri cellulari passavano di mano in mano tra i ragazzi a scuola, tutti a vedere il video di Paolo e Chiara Kama Sutra. Sì, quindi... fu una roba pazzesca, perché in realtà pubblicammo, non mi ricordo su quale portale il video, era, mi ricordo, piena estate.
e Sony ci disse: non vi aspettate un grande risultato, perché sai, d'estate si fanno un po' tutti i fatti loro. Ci fu un boom di visualizzazioni, non mi ricordo su che social, non mi ricordo su che portale, sì. Credo Tiscali, lo avevamo dato ad un portale in esclusiva. E c'era stata una cosa pazzesca. E praticamente mandò in tilt tutti i conteggi possibili e immaginabili. Io mi ricordo che eravamo a Riccione, mm-hmm. e ci arrivavano i risultati dei dati di quanto era stato visualizzato il video, ed era una cosa impressionante. Eh sì, perché poi la gente lo voleva vedere. Uno dei tuoi lavori indipendenti, da solista in questo caso, è stato Love Night, singolo relativo EP, che è uscito esattamente oggi, ma nel 2016. Non so se... Esatto! Una delle ricorrenze di oggi. E proprio, tra l'altro, due o tre anni fa, tu eri a Milano a presentare questo singolo, proprio live. E questa cosa poi ce l'ha ricordata anche una fan. Brava. In via Lecco, e tra l'altro oggi eri soprannominata Largo Paola Ietti, quello slargo di via, sì. Che è, diciamo, il quartiere, diciamo, gay di Milano, se vogliamo definirlo, sì. Così, ed era proprio nel giorno del Pride a Milano, e io ero in Largo, in via Lecco, a presentare Love Night Live. E fu un momento veramente bello, perché c'era tutta la via e tutto intorno, la zona Buenos Aires piena di gente, e fu un bellissimo momento. E c'è una ragazza che era presente, ci ha mandato un messaggio, tra poco lo leggiamo. Adesso arriva Love Night. Paola Ietti, Love Night, siamo ancora in diretta qua al Canto del Cigno. Dicevamo, cara Paola, che questo brano lo presentasti 3 anni fa, esattamente nel Largo Paola Ietti qua a Milano, che ormai è quello, e c'era presente una ragazza che ci ha scritto, si chiama Adri, che dice: ciao, io esattamente 3 anni fa ho partecipato a un evento a Milano in cui Paola aveva proprio presentato il suo singolo nuovo all'epoca, e durante il viaggio di ritorno ho caricato in macchina 2 simpatici turisti russi che facevano l'autostop. Saluti Paola da Adri. Cosa? Bene, grazie per averci raccontato questo episodio. Esatto. E niente, ci fa molto piacere che tu fossi in Largo Paola Ietti a vedere l'esibizione. Esatto, e invece che ha caricato i 2 turisti russi? Da Svidania, come si dice? Non lo so. Ci fa piacere. Insomma. Chissà cosa ci hai combinato quei 2 turisti russi, insomma, non vogliamo saperlo. Vabbè, dai, adesso. Vabbè, ma è scontato, dai, è scontato. No, non si offenderà la nostra simpatica ascoltatrice. Allora, andiamo di domande dei fan che si stanno scatenando. Allora, Raffaele Muoio dice: ciao a tutti, sono un grande fan di Paola Ietti, volevo esprimere tutto il mio sostegno per tutto ciò che fa e ciò che è. È sempre gentile e disponibile in ogni suo incontro coi fan. Volevo però chiederle quando uscirà il video degli Occhi del Perdono. Grazie. Ciao Raffaele, mando un bacio ovviamente a Raffaele. Grazie per il supporto, grazie per il sostegno. Sul video stiamo lavorando, siamo un pelino in ritardo perché abbiamo avuto parecchie cose da fare, però insomma ci sto lavorando, non ho... è in programma. Ecco. Quindi esce. Speriamo. Okay, cioè, vabbè, non è un sì e non è un no. Va bene. Poi Alex 66 dice: se non mi fate questa domanda, Paola, non le fate il mio nome, cancello l'applicazione di Radio Bla Bla, quindi mi tocca. Insomma. No. Sì, guarda, io questa domanda non volevo fartela, sono sincero, però non è l'unico. Ma posso farla io al posto tuo? Dai, falla, dai. Quando tornerò a cantare. Brava, esatto. Lui però ha anche aggiunto: si sono riunite le Spice Girls, perché non Paola e Chiara? Perché noi non siamo le Spice Girls, ecco, è molto esatto. Semplice, questa è la prima risposta. Come si chiama lui? Alex 66. Allora, caro Alex 66, abbiamo detto più volte, credo sia io che mia sorella, noi ci siamo divise nel 2013, sono passati un bel po' di anni, quindi abbiamo chiesto più volte ai fan, a tutte le persone che hanno amato Paola e Chiara, di capire questa decisione, che è una decisione sulla quale non torniamo indietro. Chiara si occupa di altro, lei fa l'attrice oggi, è felicemente e molto felice della sua scelta, mm-hmm. L'ha detto anche più volte che non vuole che la gente insista più su questa cosa, diciamo, della reunion, e quindi io chiedo ad Alex, come chiedo a tutti i fan, di rispettare questa decisione e insomma di non, cioè, fa piacere che le persone amino il nostro repertorio e ci riconoscano quello che abbiamo fatto nella musica pop in Italia,
Però ecco, reunion no. Guarda, hai dato una risposta meravigliosa. E se non si mettono il cuore in pace così, non so quale altro modo mettetevi il cuore in pace ci possa essere. Va bene, poi domande velocissime. Saverio, cara Paola, quando un vero e proprio tour da solista? Quando avrò un disco tutto intero da poter presentare. Quindi è molto difficile fare un tour quando non ho ancora il disco. Adesso piano piano sto mettendo da parte canzoni. E fare un disco non è molto semplice da indipendente, perché in un periodo in cui tutto viene bruciato alla velocità del suono, io non voglio fare un disco che è un'opera che costa impegno, fatica, mettere da parte canzoni, scrivere canzoni, arrangiarle, produrle, è anche un'operazione molto costosa per un artista indipendente. E noi oramai vediamo tutti con quanta velocità vengono bruciati gli album, no? C'è tempo zero, l'album è già vecchio. Ecco, questo per me sarebbe abbastanza complicato, quindi per me che mi faccio tutto da sola e investo personalmente tutte le mie energie, le mie risorse e le mie economie sui progetti musicali che metto in piedi, e amando così tanto le cose fatte bene e curate nel dettaglio, diciamo che mi sto prendendo tranquillamente il mio tempo per fare le mie cose nei tempi che sono giusti per me, certo, che sono giusti per una realtà come la mia. Hai fatto però un bellissimo album natalizio che è uscito l'anno scorso, 2 anni fa in digitale. Grazie. L'anno scorso anche in vinile, molto molto bello, davvero lo consiglio anche a Ferragosto, va bene? Anche a Ferragosto. Grazie, è un mio piccolo orgoglio quell'album, e devo dire che sono molto contenta che tu l'abbia ricordato, anche se oggi fa un caldo tremendo, esatto, ed è piena estate. Però è un album che ho particolarmente a cuore e che mi auguro che ogni Natale verrà, insomma, tirato fuori da tutti e che lo vorranno ascoltare tutti. C'è Fede che vuole farti fare un gioco, pensa a te, cioè farti scegliere Fede, il tuo preferito tra questi tuoi album. Allora, tra Festival e Television. No, ti prego, tra Festival e Television no, mi rifiuto di scegliere, dai. Allora, non posso assolutamente scegliere tra questi due album, sono due ex aequo totali. Ok, quindi non scegli. Tra Giornata Storica e Ci Chiamano Bambine. Però guarda che è un gioco crudele, sei un po' sadico, eh? No. Non puoi farmi scegliere tra un mio album e l'album di un altro artista, che faccio subito. Guarda, ti posso già preannunciare che sono tutti tuoi. Ecco, fantastico. Quindi, ecco. Non lo so, non so dirti. Scelgo io Giornata Storica, posso? Visto che mi ricordo, non puoi dire di no, che mi la cantavo sempre da bambino. Tra Wind Game e Mille Luci. Vedi che non riesco, ero convinta di riuscirci, non sono capace. Come scegliere, tu sceglieresti mai tra due tuoi figli? È difficile, lo so. Però c'è sempre quello. Fatelo voi. Vabbè, allora ti dico l'ultima, che è un po' diversa. Tra Giungla, vabbè, ma forse l'hai già detto. Tra Giungla e un nuovo album di inediti con Chiara. Ma che fan Giungla cattivi hai? Giungla, ok, hai dei fan crudelissimi, guarda te. Mamma mia, siete sadici, ragazzi. Ma davvero? È il caldo che sta per ragionare. Salvo, vuole sapere qual è il viaggio più ispirante che hai fatto nella tua vita? Ah, ne ho fatti tanti, devo dire. Forse quello più ispirante è stato il primo viaggio che poi mi ha permesso di scrivere il primo disco con Chiara, che è stato quello in Irlanda. Forse quello, perché è quello da cui è partito tutto fondamentalmente. Irlanda. Poi ne ho fatti anche tanti altri di bellissimi, però quello ci pensavo ieri a quel viaggio ed è stato particolarmente emozionante. Carolina, ti ho sentita cantare Stiamo come stiamo di Mia Martini e Loredana Bertè e mi hai messo i brividi. Ti piacerebbe fare un album di cover magari in chiave elettronica come hai fatto per Se perdo te? Ah, ciao Carolina, grazie prima di tutto. Mi ero quasi dimenticata di quell'episodio, di quando ho cantato quel pezzo veramente stupendo, tra l'altro. Ma sì, perché no? Prima magari mi piacerebbe cantare un album di inediti tutto mio, però sicuramente a me cantare le cover piace tantissimo. Anche sperimentare pezzi magari meno battuti e cose meno scontate su di me. E quindi sì, perché no? Mi piace l'idea di interpretare pezzi di altri artisti, mi è sempre piaciuto. Ginger vuole sapere qual è il tuo video solista preferito. Il suo è Se perdo te. Forse Ridi. Ridi perché è stato un video particolarmente difficile da realizzare. In un posto che vedevo per la prima volta,
fatto con le sole forze mie e del regista che l'ha girato, che è Paolo Sant'Ambrogio, dove mi sono occupata praticamente di tutto insieme a lui, e quindi è stato, e poi lo trovo proprio esteticamente molto ben riuscito, molto bello, sembra un film. Allora ascoltiamola, Paola, questa Ridi, cosa ne dici? Ma che meraviglia! Visto che anche il tuo video preferito tra quelli solisti, noi andiamo ad ascoltare proprio Ridi e torniamo tra poco qua sempre con Paola Iezzi. Vai con Ridi! Ridi, Paola Iezzi che è ospite qua con noi al Canto del Cigno oggi su Radio Bla Bla. Cara Paola, intanto grazie perché ci stiamo facendo veramente una gran chiacchierata. Però sei una persona molto carina e piacevole, quindi mi piace chiacchierare con te. Grazie mille, mi fa piacere davvero, davvero tanto. Hai una bellissima voce, qualcuno te l'ha mai detto? Qualcuno sì, è capitato, però detto da te, voglio dire, insomma. È una voce molto 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 simpatica. Grazie, grazie davvero, che bello. Allora, allora, ho ancora due domande dei fan che sennò si arrabbiano. Francesco ti chiede cosa ne pensi dell'attuale scenario politico italiano. Oggi mi volete male comunque, cioè, no, vabbè, io che sono sempre una positiva, voglio invece porre l'accento sul sindaco di Milano, perché noi siamo fortunati, abbiamo un sindaco fantastico, e sulla vittoria che abbiamo avuto ieri sulla Svezia, che ci siamo aggiudicati i giochi olimpici. Che non l'avevamo ancora detto. Quindi sul sindaco io, insomma, pollice in su per Sala ancora una volta. Prima Pisapia, poi Sala, Milano sta avendo un momento di grande fulgore, diciamo, e spero che anche tutte le altre città in Italia potranno avere delle chance come quelle che sta avendo Milano in questo periodo, perché è rinata completamente. Quindi ci auguriamo che sempre più le cose vadano verso una direzione positiva e non verso questo scenario apocalittico che spesso vediamo nei nostri telegiornali. Mi aggiungo a questo augurio. Spice Boy 92 vuole sapere a che età hai dato il primo bacio, se ti ricordi com'è stato e se ti sei messa a ridere. Madonna, pensa che ho fatto un'intervista su questo argomento che uscirà presto, poi lo comunicherò, e proprio su questo argomento del primo bacio, eccetera, eccetera. L'ho dato a 14 anni, mi ricordo tutto. Ma dai? Tutto. Ma voglio sapere i dettagli a questo punto. Allora, avevo 14 anni, sì. Lui ne aveva 18, ero innamorata a persa, nel senso che io mi sono innamorata di lui a prima vista appena l'ho visto e credo anche lui di me, credo, voglio sperare, lo voglio sperare. Ah, sì, sì, però certo. Io ero piccolina, ero in vacanza da mia nonna e mio cugino, che era molto più grande, cioè aveva 18 anni, mi ha presentato questo suo amico, che aveva, sì, era un suo coetaneo, sì, e lui si chiamava Alberto, e mi ha presentato questo suo amico Alberto, lui si è levato gli occhiali da sole, sai come nei film, quelli dei teenager? Sì. Si è tolto gli occhiali da sole, io ho visto gli occhiali, ho visto gli occhi, sì, poi aveva degli occhi azzurri bellissimi. Ok. Mi ha detto piacere Alberto, mi ha dato la mano, io tipo, sai quando suonano le campane nella testa? Che meraviglia. Tipo don, cioè proprio. Ma è continuata la storia dopo il bacio? È stato Time of My Life e lanciarmi tipo così. No, e ci siamo proprio innamorati a prima vista. E ho dato il mio primo bacio di lì a poco, lì l'ho conosciuto. Poi dopo lui andavamo sempre in discoteca il sabato, così siamo andati in discoteca una volta e gli ho dato proprio il primo bacio in discoteca. Sì. Mentre suonavano le note di Sunday Bloody Sunday. Cioè, ancora ti ricordi la canzone addirittura? Sì, tutto mi ricordo, tutto come se fosse ieri. Ma dov'è Alberto? Proprio... Dov'è? Lo chiamiamo in diretta, dov'è? No, purtroppo. Come? Purtroppo cosa? Ho perso completamente le sue tracce. Ah, ok, ma c'è ancora tra noi. Credo che sia andato ad abitare in Spagna, non sono sicurissima. In Spagna, ok. Ma tempo fa, mi ricordo un bel po' di anni fa, su Facebook mi disse che era andato ad abitare in Spagna, si era sposato, eccetera, eccetera. Però non so proprio più niente di lui. So che non ha fatto l'ingegnere, lui, il suo sogno era quello di fare l'ingegnere, ma alla fine non l'ha fatto, ha fatto un'altra cosa, che non mi ricordo cosa. Vabbè, ma lo stesso. E però così mi è rimasto questo ricordo veramente pazzesco, di questo bacio pazzesco, che è veramente stata un'esperienza mistica, perché io non avevo mai baciato nessuno. Quando ho baciato lui ho detto wow,
questo significa, cioè questo è il bacio, è questo il bacio, è la cosa è più lì, bella del mondo, cioè, credo che baciare una persona per la prima volta, se trovi quello che bacia bene, ecco perché poi io sono stata anche fortunata, sia l'esperienza più bella che una persona possa fare, che una ragazzina o un ragazzino possa fare. Quindi caro Spice Boy 92, puoi ritenerti soddisfatto per la risposta. Sì. Allora, come ti dicevo, ci sono un po' di anniversari che ti vedono coinvolta in questo periodo. Infatti 10 anni fa, proprio in queste settimane, ci fu il grande storico concerto a San Siro, Amiche per l'Abruzzo. Sì, che ricordi hai di quella giornata, ma soprattutto poi concretamente, nel tempo, quali risvolti pratici ha regalato alle persone che sono rimaste vittime di quel terremoto? Allora, mi ricordo che è stata una giornata incredibilmente bella, proprio infinita e bellissima in tutte le sue sfaccettature. Tutte quante le artiste coinvolte hanno dato il meglio che potevano dare e tutto quello che avevano per poter regalare un concerto che è davvero stato, secondo me, un'esperienza unica, sia per chi si è esibito che per chi rappresenta lo stadio di San Siro. Per fortuna che esiste una testimonianza video, che è di DVD, che ha realizzato Laura, e alle quali ovviamente tutte hanno dato il consenso, ed è stato veramente un'esperienza meravigliosa dal punto di vista, quello per me è veramente fare la musica senza dei fini commerciali, cioè l'idea di fare qualcosa per aiutare gli altri e che non ci siano, diciamo, capricci o noie da parte di manager e cose che si mettono in mezzo, cioè tutte unite con la voglia di fare qualcosa. E poi tutto è stato bello anche questa cosa che fosse una cosa tutta al femminile. So che c'erano state un po' di polemiche da parte di alcuni artisti uomini che non avevano gradito magari, però invece è stato importante, secondo me, che fosse una cosa fatta e organizzata da una donna insieme a tutte altre donne, perché è difficile, per noi il tema della coesione è sempre un po' un tema caldo, un tema un po' complesso, perché non sempre le donne riescono a essere unite su alcune cose. E invece in quel caso era stata davvero una cosa unica e speciale. Sì, c'è da dire che negli ultimi anni, anche con, mi ricordo Amiche in Arena, per dire, con Loredana Bertè e Fiorella Mannoia, ci sono state alcune occasioni belle dove proprio Però ecco, rispetto ad altre cose, la cosa bella che aveva fatto Laura era che non aveva escluso nessuno. Certo. Erano state tutte invitate e tutte avevano partecipato. Ed è per quello che dico che è stata una cosa unica, mentre tutte le altre cose che sono state fatte, gli inviti non sono arrivati a tutti, ci sono sempre persone che vengono escluse da questi contesti, ed è una cosa che dico con dispiacere, no? Perché a volte uno non viene coinvolto, invece vorrebbe tanto partecipare, vorrebbe esserci, vorrebbe dire la propria, vorrebbe poter cantare, vorrebbe cantare con le altre, esibirsi, dare la propria contributo, no? E invece questa cosa non avviene praticamente mai. In quel caso invece devo veramente fare un applauso enorme a Laura, perché con la semplicità e la schiettezza e la genuinità che la contraddistingue, aveva esteso l'invito a tutte le artiste femmine. L'unica, ecco, caratteristica era che dovevano essere donne, ecco, dovevano essere femmine. E quindi erano andate tutte. Ed è rimasto un evento che ha fatto davvero la storia. Era rimasto aperto dalle primissime ore in cui si erano esibite le prime artiste fino a notte fonda, in cui ci siamo esibite poi tutte insieme nell'ultimo pezzo finale. Lo ricordo. Ed è stato veramente un concerto corale, dove nessuna è stata esclusa. Chi non è andata è perché non poteva, o non aveva degli altri impegni pregressi, non aveva potuto partecipare perché aveva già chiuso altre serate, quindi non avrebbe potuto essere presente. Facciamo un salto nel tempo motivo, adesso. Non perché era stata esclusa. Dal 2009 invece passiamo al 1969, perché anche qua c'è un anniversario che ti riguarda. Infatti proprio 50 anni fa ci furono i Motti di Stonewall, cioè praticamente quella rivolta che diede il via alla rivoluzione al movimenti Pride. E il movimenti Pride, esatto, LGBT per i diritti omosessuali. Tu sei reduce dal Pride di Bologna, Acquazzone però in realtà è andato molto bene, no?
Guarda, in realtà eravamo un po' tutti disperati perché sembrava che venisse giù l'apocalisse, sembrava che qualcuno l'avesse veramente tirata, no? Mm-hmm. Mancavano solo l'invasione di rane e di cavallette, però eravamo a posto. Sì. E a un certo punto ho detto, ma veramente? Cioè, suonava così tanto il cielo che... Però è stato talmente poi la reazione, talmente bella, talmente un bisogno, una voglia di riprendersi tutto con gli interessi, che se forse non fosse stato così complicato arrivarci, poi non sarebbe stato così bello l'epilogo. Quindi è stato sì difficile durante lo svolgimento, però prima di tutto la cosa importante che è da dire è che nessuno si è fatto male in modo serio, insomma non ci sono state cose gravi. No, certo, certo, è stata veramente una bella festa. Esatto. E poi alla fine, da che non si doveva fare il concerto, sia io che la Mischietta ci siamo proprio messe a disposizione completamente e abbiamo fatto con quello che c'era, nel senso che oramai l'impianto sul palco era andato, era stato impacchettato, messo via, danneggiato, senza più poter essere utilizzato. Sì. Però abbiamo improvvisato questo concerto, ovviamente con i microfoni, quelli usati per il comizio, quindi con la voce che andava e veniva. Però quello che conta è il contenuto in quel caso, no? Assolutamente. Il motivo per cui si era là. Ancora credo più bello di quello che sarebbe mai stato se ci fosse stato il concerto, quello tutto prestabilito, pettinato, perché certo, era talmente la voglia di esserci e di dare alla gente qualcosa in cambio, perché alla fine erano rimasti tutti... sono arrivati tutti nonostante la pioggia, nonostante il fango, nonostante le difficoltà, erano tutti lì per sentire sia le parole che tutti quanti avevano da dire, sia noi che alla fine invece che andare a salutare basta ci siamo fermate, ci siamo messe a cantare con i mezzi che avevamo. Abbiamo collegato una chitarra ad un mixerino veramente con tutte le difficoltà del caso, due microfoni completamente flat, senza effetti, senza niente, era stato un concerto molto punk rock. Sono d'accordo, è vero, è vero, è vero. Il tuo amore con la comunità LGBT parte da lontano, era il 2001, quando Vive l'amor, che è ovviamente un brano di Paola e Chiara, era diventata la colonna sonora del Pride proprio di quell'anno. Noi la ascoltiamo prima. Il primo Pride milanese. Primo ricordare. Pride milanese, Paola e Chiara c'erano in prima linea, questa era Viva è l'amor, ascoltiamola. Viva l'amor! Paola e Chiara qui al Canto del Cigno, ci siamo fatti una lunghissima chiacchierata, Paola, devo dire. Sì, 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 ma io sono contenta, sono una chiacchierona, chi mi conosce lo sa. Guarda, mi ha fatto un sacco piacere, tra l'altro abbiamo ancora qualche minuto per ricordare insieme a te Michael Jackson. L'hai fatto anche tu, sì, su Instagram, perché tu sei una grandissima fan di Michael, lo sappiamo. Sempre stata, sì. Esatto, hai realizzato anche delle cover, le hai pubblicate in passato, anche con Chiara, sì, avevate fatto delle cover sue. Allora, vabbè, non c'è bisogno di dire chi era Michael Jackson, però voglio capire, secondo te, come artista, qual è la sua eredità artistica per chi fa oggi musica, per chi fa oggi spettacolo? Beh, è un'eredità unica che coinvolge tutte le persone che fanno questo mestiere, sia che cantino, che facciano i ballerini, perché poi lui è stato un grandissimo artista, un grandissimo autore, perché era autore dei propri pezzi anche, è un grandissimo performer e un grandissimo ballerino, il più grande innovatore credo che ci sia stato. E ancora oggi la sua eredità resta intatta e credo che non sia mai più nato, lo dico proprio, cioè come ci fu Elvis c'è stato Michael Jackson, cioè non, ad oggi non c'è nessuna artista che possa dirsi di essere l'erede di Jackson, né credo mai ci sarà. Credo che sia un artista assolutamente unico e che lo sia stato da vivo e ancora oggi da che non c'è più, non è stato mai eguagliato né superato né, ma nemmeno lontanamente, non so come dire, quindi diciamo che rimane un faro ed un punto di riferimento immenso per chiunque faccia questo lavoro. E tu, come brano del cuore, che come diritto a tutti i nostri ospiti facciamo scegliere, hai scelto proprio un brano suo che è Billie Jean. Come mai questa scelta? Beh, prima di tutto sai benissimo quando mi hai chiesto di scegliere un brano qual è stata la mia risposta. Oh my god, ma hai risposto impossibile. Sì, diciamo che ho scelto Billie Jean perché l'ho anche cantata in un programma televisivo dove
sono stata ospite fissa per un bel po' di puntate e appunto ho reinterpretato Billie Jean ballando e cantando, ed è una delle canzoni in assoluto che amo di più di Jackson, però è una delle tantissime che amo. E quindi sono stata costretta a scegliere perché mi hai costretto a scegliere. Ma colpa mia, mi assumo la responsabilità. Ma voglio dire, se comunque no non riuscirei a scegliere tra tutto il repertorio. Ma ovunque vai sono tutti capolavori fondamentalmente, quindi insomma fondamentalmente non c'è, sì, non però c'è il rischio. Ecco, diciamo che questo questo brano è un brano, prima di tutto fa parte dell'album che diciamo registra il record storico di album, dell'album più venduto di tutti i tempi, che è Thriller. Thriller, certo. E ricordi tutto di questo video, di questo pezzo, ricordi il video, ricordi lui, ricordi il balletto, ricordi come era vestito, le piastrelle che si illuminano. Molto particolare. Sì, le piastrelle. Tra l'altro vedevo un documentario proprio di su Jackson, e quando parlava di questo video diceva che praticamente questo credo fosse stato il primo singolo di Thriller, adesso non voglio dire una stupidaggine, ma credo che fosse il primo, e quindi non si sapeva ancora come sarebbe andato l'album, perché era il primo singolo, quindi e praticamente il budget era stato fatto praticamente fuori tutto per fare quel percorso delle mattonelle che si illuminavano, cioè tutti i soldi praticamente erano andati per coprire il budget per far illuminare quegli accidenti di mattonelle. Quindi diceva, sai, eravamo un po', il video era un po' in economia perché il fulcro erano questi accidenti di mattonelle. Però noi no? oggi siamo qua a parlare di quelle mattonelle, quindi soldi spesi bene, esatto, evidentemente. Quindi fondamentalmente sono state così importanti, però era per dire che poi il disco andò talmente bene che il disco andò talmente bene che il budget non so quanto diventò, ma gli permise poi di fare il video di Thriller, che era girato da, se non sbaglio, John Landis, sì, con tutto quel popò di uomini lupo, ballerini e quant'altro. Insomma, fu un album veramente incredibile, tutto quel disco è un album incredibile, un singolo dietro l'altro è indimenticabile, è un pezzo della storia della musica mondiale, interplanetaria. Se esistessero anche gli alieni, pure anche tra gli loro alieni ascolterebbero Thriller. È vero, sono d'accordo. Ascolta Paola, noi siamo arrivati alla fine non solo della nostra chiacchierata ma anche del Canto del Cigno. Voglio ricordare che il tuo ultimo singolo ed EP, Gli Occhi del Perdono, è disponibile in tutti i digital store, quindi assolutamente andatevelo ad acquistare o ascoltare su tutti i vari digital. Paola, tu non puoi capire quanto ci è rimasta male la componente maschile di Radio Bla Bla quando hanno scoperto che saremmo stati in telefonica e non qua in studio insieme a te. Quindi no, quanti ne siete di maschietti? Guarda, almeno ce ne sono tre che sono rimasti proprio male, cioè mi hanno proprio guardato come dire: no, ma come, non viene qua? No, non viene qua. Quindi, e allora la prossima volta, col prossimo singolo, visto che se tutto va bene uscirà tra non tantissimo tempo, adesso facciamo andare avanti questo, però tra un po' sarò di nuovo in giro per promuovere un nuovo singolo, lo dico così in anteprima qua su Bla Bla. Bello. Allora la prossima volta verrò personalmente in carne, ossa e frattaglie, va bene? Io, guarda, qua c'è la Ola, sono tutti molto felici, quindi assolutamente ti aspettiamo. Nel frattempo io ringrazio ovviamente tutti i tuoi fan che ci hanno scritto, sono stati calorosissimi anche con noi. Io li ringrazio, gli do ovviamente appuntamento su Instagram, seguitemi tutti su Palaiezzi Real. Io ringrazio veramente in modo particolare te, che sei stupendo, devo grazie. Dirti proprio la verità, sono innamorata della tua voce, sappi, no? Wow, ma è bellissimo, grazie. Vabbè, mille. È una voce veramente stupenda e grazie per il sostegno, grazie a tutte le radio che mi stanno sostenendo e soprattutto grazie a voi, perché con voi sto parlando in questo momento, grazie a tutti i miei fan che mi seguono e mi supportano ovunque, siete stupendi, meravigliosi, smettetela di chiedermi quando ci sarà la riunione di Paola e Chiara. Quando la smetterete definitivamente sarete definitivamente entrati nel mio quarto. Vabbè, ecco. Paola, una domanda per te, ho un'ultima domanda per te. Ma quando è che torni a cantare con Chiara? Grazie Paola, grazie mille. Guarda che ti ho promesso che vengo in carne, ossa e frattaglie, ma non vengo più. No, è vero, no, guarda, no, non è vero, no, solo solista, no, non ti voglio più con Chiara. Ci ascoltiamo Billie Jean, Michael Jackson, un bacione Paola, grazie. Un bacio. Grazie, ciao a tutti, tutti, a domani, ciao. Ciao.